Allora, buonasera, benvenuti alla Patriata 2021. Io sono Massimo Francanci e vi presento la mia opera in bronzo. Questo è l'Angelo della Caldara, un'opera interamente realizzata in bronzo, con funzione a cera persa, per cui è fatto per molto in cera e poi viene fuso e patinato successivamente. Questa opera qui figurativamente si presenta come un angelo che è appoggiato su una base di stampo brutalista, quindi che si rifà all'architettura brutalista, e poi sale sulla figura dell'angelo alato e rappresenta una figura di donna, per cui un angelo donna alato. Questa opera qui ha due chiavi di lettura. Una chiave di lettura è abbastanza semplice ed è, diciamo così, facilmente comprensibile a tutti, ed è quella che è riferita al collegamento che questa scultura produce fra terra e cosmo. Quindi questa scultura rappresenta un punto di collegamento fra la terra, l'elemento materiale, l'elemento razionale che è questo basamento, che ha elementi numerici, elementi lineari, elementi geometrici. Da questo basamento razionale che rappresenta la terra, il cuore della terra, si sale attraverso il corpo di questa figura femminile, quindi attraverso un elemento di emozione, si va a sommare l'emozionalità alla materialità e si va verso l'alto, si va verso il cosmo grazie alle ali d'angelo, quindi si sale verso la spiritualità. Quindi in un'unica scultura si sommano questi tre elementi e si sale in un asse comunicativo terra-cosmo. Questa è la chiave di lettura dell'oggetto. Quest'opera ha però anche una seconda modalità di lettura che viene dalla lettura dell'Apocalisse di Giovanni della Bibbia. Nell'Apocalisse di Giovanni della Bibbia noi troviamo la vicenda della donna e del serpente. La vicenda della donna e del serpente, ovviamente una donna incinta viene minacciata da un serpente che rappresenta il diavolo e Dio la fornisce questa donna di ali che le permettono di volare nel deserto e quindi di allontanarsi da questo serpente che tenta di ucciderla. Il serpente continua a inseguirla anche nel deserto. Nel momento in cui si avvicina, le butta addosso dell'acqua, spruzza dell'acqua addosso a lei in modo da affogarla, ma a quel punto la terra si apre con un taglio, una sorta di fiume, assorbe quest'acqua e salva per la seconda volta questa figura. Ed ecco perché c'è una figura femminile con ali, quindi è un angelo alato, ma nella lettura biblica diventa la donna del serpente. Queste sono due delle chiavi di lettura, sono due suggerimenti per poter leggere l'opera, poi ben venga altri tipi di suggerimento e altre cose. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, alla prossima, ciao!